Siamo a Milano al congresso congiunto delle due società scientifiche di ematologia, la SIE e la SIES. Congresso dove oggi sono stati presentati i risultati di uno studio importante che si chiama OPTIC, che ha visto protagonista un inibitore delle tirosinchinasi di nuova generazione, chiamato ponatinib, per il trattamento della leucemia mieloide cronica. Ne parliamo con un'esperta di questa patologia, la dottoressa Alessandra Iurlo. Dottoressa, gli inibitori del tirosinchinasi sono farmaci a bersaglio molecolare che hanno rivoluzionato il trattamento della leucemia mieloide cronica. Ma che farmaci sono, come si usano e con che risultati? Sono dei farmaci intelligenti che hanno completamente cambiato la storia di questa malattia, tanto che adesso i pazienti hanno una sopravvivenza quasi analoga a quella della popolazione normale. Quindi un successo, direi che è il primo successo della target therapy a cui poi ne sono seguiti degli altri. Abbiamo inibitori di prima e di seconda generazione, poi anche di terza, e quando si fallisce con gli inibitori precedenti, una delle possibilità è quello di passare a un inibitore ancora più potente. Quindi abbiamo molte armi a disposizione, in tutti i casi, sia quelli che rispondono meglio alla prima linea, sia quelli che invece rispondono alle linee successive. Qui al congresso CSIS sono stati presentati i dati di uno studio che si chiama OPTIC, che riguarda un inibitore delle tirosinchinasi di terza generazione, ponatinib. Ci racconta di che studio si tratta? Sì, è uno studio direi che ha un po' riabilitato il farmaco, perché è un farmaco eccellente, la cui efficacia non c'è assolutamente dubbio, ha un profilo di sicurezza non dei più brillanti. Lo studio OPTIC ha di fatto cercato di trovare qual era il dosaggio migliore per avere l'efficacia che aveva prima, mantenendo però una sicurezza adeguata. Quindi lo studio OPTIC non fa altro che dividere, è stato di fatto disegnato dividendo tre coorti di pazienti, uno che partiva con i 45 mg e andava a 15 quando si raggiungeva l'obiettivo, l'altro da 30 a 15 ed infine una coorte di pazienti che partiva direttamente da 15. Ma dunque che cosa ha evidenziato questo studio in termini di risultati? Ma fondamentalmente ha evidenziato che esiste una coorte che è quella che dà i migliori risultati in assoluto, cioè i pazienti partono con i 45 mg, quindi il dosaggio pieno, per ridurre direttamente a 15 mg appena è stato raggiunto l'obiettivo. Come potete osservare nella slide, questa è la combinazione migliore e questo fa sì che il farmaco possa essere utilizzato in maniera più tranquilla, non soltanto i 15 mg nei pazienti che sono resistenti, ma anche in un subset di pazienti che sono intolleranti agli altri farmaci. Che implicazioni potranno avere questi risultati e che impatto potranno avere sulla vostra pratica clinica? Direi che forse riusciremo a utilizzare il farmaco in maniera un pochino più tranquilla. Quindi ponatinib viene ad essere utilizzato in maniera più tranquilla. D'altra parte, anche la scheda tecnica del farmaco si sta adesso orientando verso questo tipo di approccio, cioè una volta raggiunto un endpoint, ridurre 15 mg, perché riducendo a 15 mg si riduce notevolmente il rischio cardiovascolare. E questo permetterà di ampliare la platea di pazienti trattati col farmaco? Assolutamente sì. Perché d'altra parte, come in tutti i farmaci in medicina, dobbiamo sempre trovare un equilibrio tra l'efficacia e la sicurezza.